Sarà senza dubbio un congedo carico di rimpianti. Nessuno infatti avrebbe mai preconizzato un epilogo del genere. Sì, d'accordo, non era un organico di primissima fascia, aveva di certo illuso, ma neanche dal quindicesimo posto, ovvero l'attuale posizione di classifica. C'era almeno l'obbligo di concorrere per il traguardo playoff, l'obiettivo minimo sbandierato dai dirigenti alla vigilia del campionato. Sarà anche il commiato di Cosmi, che in realtà aveva fatto registrare un impatto assai promettente, 3 vittorie di cui 2 esterne alla Spezia e Latina, un pari nel debutto di Avellino ed una sola sconfitta in casa, tra l'altro evitabile, con il rullo compressore Palermo. E invece da Latina in poi era il 25 marzo un solo successo sul Siena, in generale 34 punti nel girone di andata, soltanto 17 nelle 19 partite del girone di ritorno. In sintesi, Pescara fuori dai giochi, una stagione compromessa, ironia della sorte, all'Adriatico Giovanni Cornacchia, dove i biancazzurri hanno conquistato appena 26 punti su 60 a disposizione e contro formazioni di piccolo cabotaggio come Regina, Novara, Cittadella, senza considerare i 3 punti regalati nel ritorno alla Juve Stabia. Adesso si chiede alla squadra un congedo almeno decoroso contro un team, il Modena, capace invece di cambiare decisamente passo nel girone di ritorno. Ben 40 i punti conquistati dall'11 di Walter Alfredo Novellino, a cui manca davvero pochissimo per tagliare il traguardo playoff. I probabili schieramenti: Pescara con Pelizzoli, Trepali, Zauri, Capuano e Bocchetti in difesa, sulle fasce Salviato e Balzano, Nielsen, Selasi alla prima da titolare e Bovo in mediana, Cutolo alle spalle di Maniero. Dunque 5-3-1-1. Per contro il Modena, privo degli squalificati Stanco e Molina, capitan Zoboli non al meglio, comincia dalla panchina. 4-4-2 il sistema di partenza, l'ex Pinzoglio Trepali, Gozzi, Cionek, Marzorati e Manfrin in difesa, Rizzo e Garofalo esterni di centrocampo, Bianchi e Signori in mezzo, davanti il tandem Babacar-Granoce. Inizio ore 18, dirige Merchiori di Ferrara.